dopo pomeriggio 5, che ha avuto un inizio un po' tiepido stando ai dati d'ascolto, sta per tornare in onda anche domenica Live. Barbara D'Urso, regina incontrastata dei salotti TV Mediaset, è prontissima. Quest'anno, poi, la domenica pomeriggio andrà in scena una sfida tra titani. A partire dalle ore 14 del 16 settembre, infatti, Mara Venier con la sua Domenica In, e, appunto, Carmelita con il suo show si contenderanno il pubblico della domenica. Le due signore della TV saranno infatti in onda in contemporanea. Mara fino alle 17 circa, Barbara fino alle 18. 45. In vista dello scontro, la D'Urso ha già approfittato per i suoi auguri alla collega. In bocca al lupo Mara Venier, e in bocca al lupo a me. Ne approfitto per ringraziarvi degli ascolti di ieri strepitosissimi, ha scritto su Instagram. Prima del debutto, poi, la conduttrice partenopea ha anche postato anche un video in cui cammina per la strada insieme a Cristiano Malgioglio, definendolo il mio ragazzo e anticipando di confabulare qualcosa, forse qualche sorpresa proprio per domenica Live. Punto in programma di Canale 5, che sta per tornare sul piccolo schermo, domenica prossima punterà domani su Loredana Lecciso come ospite e proporrà la stessa formula dello scorso anno. Ma con una novità. Delle mini fiction ispirate alla vita dei suoi protagonisti. Sul fronte Domenica In, invece, tra i personaggi protagonisti della prima ci saranno Romina Povera e Flavio Insinna. Ma è successa anche un'altra cosa a pochi giorni dal ritorno di Barbara col suo salotto domenicale. Intervistata da Il Messaggero, la presentatrice amatissima si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Ha rivelato di essere stufa di un certo snobismo nei confronti dei suoi programmi, e si sarebbe scagliata contro i detrattori con queste parole. Non mi importa delle critiche anche se a volte mi girano i cioggi asterisco, asterisco, asterisco i, ma poi lascio stare. E ancora. Il trash piace ovunque a tantissima gente. Più pietre mi lanciano addosso, più castelli costruisco. Arrendetevi, resto qui e non mollo. Quasi tutti vorrebbero essere al mio posto. Punto Barbara ha raccontato anche di essere molto esigente sul lavoro, ma non autoritaria. Sono esigente con quelli che lavorano con me. Senza però mai essere maleducata, prepotente, autoritaria. Sono in TV da 41 anni, so quello che faccio e pretendo passione e impegno. Io non sono cinica. Racconto la realtà fatta di tante cose, anche brutte. Lo fanno tutti, lo faccio anch'io.